Buonasera dal telegiornale dell'Abruzzo. Dunque, un'inversione di rotta, meno tasse, più investimenti per il lavoro, questo chiedono i sindacati scesi in piazza oggi in tutta Italia e anche a Pescara. Ripetono a gran voce che la legge di stabilità va cambiata. È andata tra i manifestanti Maria Rosaria Lamorgia. Lavoratori e pensionati insieme per chiedere di cambiare la legge di stabilità, meno tasse e più investimenti per creare occupazione, per rilanciare i consumi. CGIL, CISL e UIL, anche in Abruzzo, a Pescara, come in altre città d'Italia, hanno organizzato una manifestazione per far sentire la voce di chi vive in trincea tutti i giorni. Non riusciamo giorno per giorno ad andare avanti, non si arriva con lo stipendio al prossimo stipendio. Sono 2 anni che facciamo contratti di solidarietà. Dichiarati dall'azienda 600 esuberi. È il lavoro che si manca proprio, non c'è il lavoro. C'è un disagio crescente, 6 anni di crisi pesano, a fotografarla ci sono i numeri. In Abruzzo dal 2008 ad oggi sono andati persi 41.000 posti, ricordano i sindacati, che difendono la loro capacità di rappresentare bisogni e richieste in un momento buio per tutti. Il cambio che noi chiediamo è un'attenzione particolare alla disoccupazione che c'è, alla disoccupazione giovanile, e a cercare di ristabilire un livello di regole dignitoso in questo Paese. Tra le richieste anche la riapertura della contrattazione nei settori pubblici, la rivalutazione delle pensioni, il finanziamento di cassa integrazione e contratti di solidarietà. La soluzione è una drastica e forte riduzione della tassazione sulle retribuzioni per far riprendere i consumi interni e una riduzione della tassazione per gli investimenti delle imprese che producono lavoro. Ed è Farina, con Roberto Campo della UIL ed Emiliani Nicola della CGIL, a concludere la manifestazione in Piazza Sacro Cuore. Negli interventi richiamo al governo a fare in fretta, non c'è tempo da perdere.